Un posto al sole anticipazioni. Puntate, dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Il ritorno del dottor Luca De Santis. Lunedì, 27 febbraio 2023. Il processo contro Lello Valsano è in procinto di concludersi. Tutto questo non fa che aumentare ansia ed angosce nel povero Nico, che vorrebbe solo che la sua Susanna ottenesse un po' di giustizia. Anche Viola è molto tesa, crede che con la sua deposizione abbia in qualche modo favorito la posizione del criminale. Nel frattempo, Silvia è molto preoccupata per le sorti del caffè Vulcano a causa dei problemi economici dell'ultimo periodo. I clienti, anche quelli più affezionati, scarseggiano. I dipendenti sono demotivati e in contrasto tra loro. A peggiorare la situazione, arriva una bolletta altissima, che getta la donna nel più totale sconforto. Inoltre Giancarlo Todisco sembra fin troppo ambiguo. Cosa sta nascondendo? Luca riappare a Napoli all'improvviso richiamando vecchi ricordi nella mente di Giulia. Marina e Roberto stanno per ritornare. Martedì, 28 febbraio 2023. Dopo la breve luna di miele, i coniugi Ferri sono costretti a fare i conti con la dura realtà che li circonda. Intanto, la povera Silvia versa in condizioni economiche sempre più drastiche. Nonostante ciò, rifiuta imperterrita l'aiuto di Giancarlo, in quanto per lei è poco affidabile. Tra i due ha luogo un nuovo scontro. Luca ha un'importante notizia da dare a Michele, potrebbe riottenere presto il posto da primario. Un incontro imprevisto finisce per far scomparire tutti i suoi dubbi. Chi rivedrà dopo tanto tempo? Forse Ornella Bruni? La presenza di Lara Martinelli si fa sempre più ingombrante nella vita di Marina e Roberto. La Giordano è esasperata e non riesce a godersi la serenità meritata. Otello si accorge che sua figlia sta soffrendo e prova in tutti i modi a starle vicino. La donna, ormai, non si fida più di Giancarlo. Lo lascerà? Mercoledì, 1 marzo 2023. Circondati da un clima di grande incertezza, Viola e Nico si preparano al verdetto finale del processo contro Lello Valsano. L'avvocato di quest'ultimo lotta con tutte le armi a sua disposizione per garantire la semi-infermità al suo assistito. Il camorrista otterrà realmente lo sconto di pena? Roberto inizia a domandarsi se riuscirà davvero a far tornare la serenità nella sua vita di coppia con Marina dopo l'arrivo di Lara Martinelli e del suo bambino. Per quanto tempo ancora i due dovranno soffrire? Il rapporto tra Silvia e Giancarlo è sempre più teso e compromesso, prossimo alla rottura. La Graziani, inoltre, è sempre più in sintonia con Michele. La passione riesploderà? Nel frattempo, Otello prova in tutti i modi a sostenere Silvia e Rossella con il loro delicato momento. Salvatore non fa che pensare alla sua turbolenta situazione amorosa. Giovedì, 2 marzo 2023. Termina il processo contro Lello Valsano. Nico, Viola ed i familiari di Susanna Picardi riusciranno ad ottenere giustizia per la povera ragazza? Nel frattempo, scopriamo che Cerruti non ha ancora finito di confrontarsi con i suoi imprevedibili e soprattutto contrastanti sentimenti verso il fratello di Speranza, Castrese Altieri. A bloccarlo è la paura di incassare una nuova delusione oppure il giudizio della gente? Tra Riccardo e Rossella è calato ormai il gelo. Otello è in pensiero per la nipote. Per questo motivo, per provare a distendere un po' gli animi, decide di invitare il dottore a pranzo non solo per conoscerlo meglio, ma anche per fare una chiacchierata. Alla fine la sua idea si rivelerà geniale oppure no? Tra Alberto Palladini e Nico nascono delle tensioni. Manuela soffre a causa della distanza imposta dal suo ex, concentrato su se stesso. Venerdì, 3 marzo 2023. Alberto non ha ancora cambiato idea riguardo al percorso lavorativo che intende intraprendere e torna alla carica, determinato più che mai a cambiare studio legale. Nico avrà cambiato idea o la penserà sempre allo stesso modo? Intanto, Manuela, dopo le ultime vicissitudini, è finalmente pronta a dare una svolta alla sua vita. E, disposta a tutto pur di prendersi ciò che le è sempre sfuggito di mano. Luca è pronto a far cambiare idea a Michele, deciso a prender parte a un pranzo di famiglia al caffè Vulcano. Per Otello, si presenta il momento di affrontare una brutta discussione con Teresa Diacono. Perché i due litigeranno? Che cosa li metterà sul piede di guerra? Silvia non sa più che strada intraprendere per risollevare le sorti del suo locale, che sta cadendo letteralmente in rovina.
Inoltre, i sentimenti per Giancarlo si sono oramai affievoliti.